Ma salve, sono io, sono Alan Grant, quello che non capisce niente. Infatti io vi ho chiesto delle cose e voi tutti mi avete risposto e siete stati estremamente pungenti, come questo coso, va bene. Guardate un po'. Per entrare in quel lato della gabbia dell'Indomitus potresti usare come minifigure dei personaggi che non possono diventare invisibili, almeno credo. Quella telecamera, inizio video, vede solo i dinosauri, deve mettere in squadra solo umani. Della telecamera all'inizio potresti risolverlo selezionando come personaggi secondari Chris Pratt e farlo diventare invisibile. Devi mettere al raptor la testa del T-Rex per distruggere l'ambra. Personalizzato con la testa del T-Rex. Questa sera potevano risparmiare. Piuttosto mettete una pietra da distruggere con lo sputo acido, così te la cavi con un dinosauro medio classico. Con l'ambra invece qualcuno lo può rimanerci incastrato perché sa quanto tempo. Quella telecamera inizio video, vedi su un dinosauro, devo mettere in squadra solo umani. Non mi riferivo al Goldbreak, quella situazione è facilmente risolvibile mettendo altri due personaggi non giocanti in forma invisibile, senza sapere né leggere né scrivere. Il commento che ho scritto era riferito al collezionabile che cosa non è riuscito a sbloccare all'incirca verso la fine del video. Non riusciva a trovare un uovo che gli avrebbe consentito di completare la quest. Scusa, volevo rispondere a un altro commento. Il naulus,
ghiaccio. Bene, allora adesso andiamo a vedere se funziona tutto, quindi via con la sigla. Hello there. Lo sapete? Voi avete determinato la scelta del pianeta che verrà distrutto per voi. Avengers, cominciate a credere alle storie di fantasmi e storie. Oh, merda. È andato e ora mancano gli altri. Non è così che amore, Batman. Andiamo a provare assieme. Andiamo a provare assieme. Porca miseria. Na, na, na. Na, forza sì, prima cosa. Andiamo a vedere se effettivamente questo posto possiamo superarlo o meno. Allora gente, io di sicuro lo avevo già fatto in passato, cioè di sicuro ero già entrato così, perché ho questo vago ricordo dopo che me l'avevate scritto. Però signori, se rileva solo i dinosauri non mi fai il feedback del laser rosso quando ti avvicini con gli omini, cioè è verde, ti avvicini rimane verde, non puoi fare così, perché poi quando fa così con i dinosauri le porte si chiudono, ma quando fai così con gli omini non si chiudono, quindi è un feedback errato, numero uno. Numero due, in tutto il gioco non è vero, penso che questa sia l'unica telecamera, però proprio perché è così unica, maggior ragione guarda quanto spazio c'è lì sopra alla destra e alla sinistra della telecamera, un cartello col triangolo con o col cerchio vietato dinosauro, non ci vuole niente, è un cerchio rosso barrato con fai questo barrato, ok Bach, fai il logo di Jurassic Park barrato easter egg più feedback pirla. Lo ingrede. Stai un po' calmo, beva, vorresti. Please, Poi, effettivamente, anch'io mi ero totalmente scordato del fatto che in questo gioco alcuni personaggi potessero diventare Phantomas, ma mi era effettivamente venuto in mente dopo, prima, dopo aver registrato il video, ma prima di aver caricato il video, quindi mi sono sentito scemo, però poi nei commenti mi avete detto che il tempismo vi ho fregati tutti! Tomo! Ho detto Tomo! Catro ci è davvero l'Indominus.
Ciunca, 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 ciao. Ciao. Non lo volevo scheletro, vabbè. Perché mi rimane... Mi dice B. Lasciamo stare. Mini. Vedete, questo l'avevamo già sbloccato. Siamo passati al mattino di Grieg, così. Tutto è nella norma. A Jurassic Park. Abbiamo finalmente preso anche questo Goldrick. Ora, visto che me l'avete detto tutti, andiamo a visitare questa dannata voliera, che però è qua. Madre mia, che percorso dobbiamo fare per andare di là? È molto lungo e si fa a piedi con un Grady che è stanco della vita. Lui è però deve fare quello che si deve fare. Entrare nella foliera ora. Entrare ora. Entrare dopo. Eccola qua. The Voliera. Benvenuti alla Voliera. La scala mobile vi porterà all'area di osservazione. Comunque, ragazzi, che voi dite, non sei mai entrato qua, non sei una mazza. Ci eravamo entrati qua. Abbiamo esplorato bene la voliera del 3. Ma qua dentro ci eravamo già entrati. Anzi, è proprio qui che ho scoperto che si può volare. Intendiamoci. Ehi, occhio là fuori. È una gran brutta discesa. Oh, ed è zeppo di predatori pericolosi. Sai, non credo che Masrani intendesse parcheggiare il suo elicottero là sotto. C'è qualcosa che davvero non mi torna. Masrani è morto. Eppure l'attore di Masrani, poraccio. Ragazzi, avevamo esplorato bene tutto anche qui. Non lo ricordo. C'è niente. È successo di tutto. Oh no, devo... No, non attaccare. Prendi sto coso. Vado. Porca miseria. Non fare questi errori beceri. Ti prego. Abbiamo 1:20. Corri, Forrest. Ok. Un attimo, se non fosse buggato. Dove si è aperto là? Ok. Ok, ok, e quindi cosa c'è? C'è un extra! Che carino! Andiamo a scovare il resto! C'è un extra resto! Dov'è il resto? Non lo so, ma tu lo sai!
No, comunque sì, dai, quest'area l'avevamo fatta. Avevamo fatto qualcosa in quest'area. Non ricordo. Ah, si sblocca Marat Masrani. A proposito di... Ma ce l'avevamo già, Masrani. Infatti era un omino in pericolo. Sono veramente stupido. Non si poteva evincere da tutto quello che ho detto e fatto nella mia esistenza qui su YouTube. E prendi sto cosino, che bello e carino, viola e ricco come me, tranne viola, invece zecco, però sono tondo e circolo intorno a una pianta e a una vegetazione. Cosa stai facendo? Non dici niente di sensato. E vabbè, sono sempre io. Beh, secondo me qui abbiamo finito. Non vorrei dire perché qui è tutto fatto. Guarda un po', guarda un po', guarda un po'. Non mi fa vedere i risultati della zona. Dobbiamo uscire dalla voliera. Bene, bene. Mi sto davvero perdendo altro? Comunque sì, forse... Ho capito, forse abbiamo visitato bene quest'area, ma quando avevo soltanto... non lo potevo dattilo utilizzabile. Senza lo potevo dattilo non potevi fare queste cose. C'è nient'altro, c'è sto coso, sti sassi. Nient'altro, gente. Io direi che possiamo tornare su e cercare di avere una sorta di conferma nel menu. Dovessi. Spero che possano farci entrare, quel vetro sembra sottile. Hey, Clyde, colpiscilo con qualcosa e vedi se si rompe. Eh no, vedi, Simon Masrani. Ma quindi dovrebbe. Visto che l'ho sbloccato, speravo di trovarlo tipo qui. Magari è subito fuori la voliera. Non c'è un modo fisico per comprarlo. Chissà di no. What? No, non puoi dirmi 0 su 1 salvati. Ho salvato Masrani. What? E manca ancora un Goldbrick. Non si sto capendo niente. Compriamo Masrani. Da qui. Oh, è comunque il penultimo omino, non vorrei dire. Juanito lo stagno ritorna. No. 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 Perché? Perché a me? Per favore, gioco, dimmelo. Che cosa ti ho fatto di male? Per favore, dillo. Non ho ancora cambiato il cappello Indiana Jones. Questo ho fatto di male. Perché? Perché? E ve lo cuccate tutto. E non è possibile che solo io debba soffrire. Il Corritosaurus poteva camminare a 2 o 4 zampe. Grazie per avermelo detto. Fammi dire dell'altro. Niente. Ora, cambiamo il cappello di Indiana Jones. Poi andiamo con Indiana Jones alla voliera e preghiamo che tutto vada bene.
E allora siamo riusciti. Ma prima, scusa. Non mi ricordo più che cosa gli avessi messo. Non questo cappello, per favore. Questo è meglio, il Ranger di Jurassic World. Questo? Questo è quello giusto da mettergli. Quindi non era il cappello di Juanito che dovevo mettergli, era questo. Mazza, sei uguale, eh? Bellissimo. Perché non l'ho usato? Utilizza subito Indy. Tutto, tutto. Guardalo, guardalo, è molto bello. Questo... Sono generalmente contento di come sia uscito. È arrivato Indiana Jones che vivo le morti. Indiana Jones, Indiana Jones, Indiana Jones, vivo le morti. Stavo cercando un veicolo per poter raggiungere la zona. Non trovo? Ricordate che le girosfere non sono degli autoscontri. Costa. Sione. Veicoli, sì, io voglio un veicolo per cavalcare il veicolo con le valchirie. E forza, andiamo. Non c'è più un veicolo, forse qua giù. Mi sa che tra poco prendo un dinosauro, perché a piedi non lo fo. Andiamo, sì, forza, andiamo. Rompiamo tutto con Indiana Jones, sì. Ovviamente. Pronti? Non puoi saltare, amico. Addio. Fregato male. Malissimo, yeah. Ti ho fregato male. Ma proprio male. È dietro di me, non è vero? No. Scappa. Indy, no. Scappa, aiuto. Scappa qui dentro. Benvenuti a Napoliera. La scala mobile vi porterà all'area di osservazione. Eppure qui dentro. Masrani. Ehi, occhio là fuori. Non volevo andare a recuperare Masrani. Che bello volare questa musica. Devo risalvarlo. E ovviamente ci vuole lui. Però non prendo quello personalizzato, perché secondo me è lì il casino. Non posso andare a recuperare il dinosauro che c'è giù. Devo per forza prendere il signore. Perché volevo provare a comprarlo con quello piccolino. Sto buggando tutto. Oh my god. Please. Alleluia. Alleluia.
Alleluia, alleluia. Maserati sta volando nel cielo. Alleluia. Io aspetto, non esiste. Addio signor Masterani, è stato bello. Noi aspettiamo che finisca, ma non finirà, non finirà, e noi staremo qui a vederlo salire per sempre, 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 guardalo lì. Siamo troppo lontani per vederlo, eh. Vai nella voliera, mi dicono. Completa la voliera, mi dicono. No, è tornato giù, speravo di vederlo. Porca miseria. Non puoi cambiare personaggio. Non puoi diventare i personaggi là sotto, no? Sketch triangolo viene estirpato, viene scomunicato. E di nuovo, risale di nuovo all'infinito. Più uscire di entrare, ragazzi, non so che fare. Devo chiudere e riaprire il gioco. Ok, buona sapersi. Aspetta, ma qua si può farmare un 10.000 perché respawna sempre. Tardi a sapersi, ma buono a sapersi comunque. Mi dicevo che mancava ancora un gold brick. Sai che vi dico? Andiamo a vedere l'extra che abbiamo sbloccato, perché magari è l'extra che ti toglie i bug da al gioco. Sarebbe un extra molto necessario, curioso, intrigante, soprattutto essenziale alla mia sanità mentale. Porca miseria, io non ce la faccio più a giocare a questo gioco. Se funzionasse bene, allora mi andrebbe anche bene, ma questo non è il caso. E lui ogni volta mi vuole prendere in giro, sfiori il cerchio e parte. Lui che fa così e non può più fare niente. Invincibilità, Tomo, svegliati. E quanti me ne mancano ancora? 1, 2 Gente, dopo
può essere stati incredibilmente efficienti in altri video. Oggi vi tocca un video in cui non è successo una mazza. Colpa del gioco. E quindi io vi saluto e ci vediamo a un prossimo video dove risbloccheremo Masrani, sperando di poterlo fare, che sarebbe carino. Fatemi solo controllare come fa a non esserci niente qui. Il Musasaurus usa le pinne per girare e la coda per spingersi in avanti nell'acqua. Se non volete bagnarvi durante lo spettacolo, consigliamo di sedervi. What? Ma l'abbiamo già montata sta roba? Che sta succedendo in questo gioco? Ah, come non conosci i dinosauri? Fai veramente schifo. Anche questo è uno di quelli che ti fa montare ad libitum. Sì, ormai io non prendo le cose più personalizzate perché può solo che dare problemi. Facciamo questa corsa di consolazione. Guardate se la corsa mi deve consolare. Lì c'è un Goldbrick. Ma sei un mostro. Vabbè, prendiamoci sto Goldbrick regalato. Wait, l'ho preso un Goldbrick o no? Gioco, cosa mi stai raccontando? Non capisco più niente. Basta, ci vediamo al prossimo video così. Ho rotto un coso. Va bene, io non ce la faccio più. Il delirio è dietro l'angolo, nella vita dove vivo, dietro un triangolo. È bello pieno di angoli e sono tutti a vista. E il punto è che ne ho rotti uno su tre. Dove sono gli altri due? Questo è il numero due di sicuro. Grazie mille, tocca il numero 3. Dimmi che è in zona. Voglio fare una cosa. Soldi. Soldi. Soldi mi ha sbloccato. Donne, squalo parco? Squalo parco, vieni qua. Devo sfogare la mia ira. Vieni qua. Dove è andato? L'ho sfiorato, è mortissimo. E si era appiccicato a me. Ah, Dio. Ragazzi, non ce la faccio più. Il Musasaurus usa le pinne per virare e la coda per spingersi in avanti nell'acqua. Se non volete bagnarvi. Manca così poco. Manca così poco. Così poco. Ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Che sarà migliore. Me lo auguro. Per me e per voi.